Durante la guerra ho sempre avuto il coraggio di combattere per ciò che ero, senza averne paura. Aldo mi dava la forza di andare avanti e insieme portare avanti la nostra battaglia, quella di vivere. La pretesa di vivere essendo ebrei. Ecco perché la scelta insana di sposarci in quel periodo nefasto. Volevamo essere il cuore pulsante nella morte devastante. Se penso ai ricordi felici di quando cantavo davanti a centinaia di persone, ho i brividi. Nessuno sapeva di me, tutti ascoltano la mia voce. E danzo sulle note di questa musica leggiadra e fumosa come facevo tanti anni fa. E ricordo ancora le farfalle nello stomaco che sentivo ogni volta che mettevo i piedi sul palco. Sento ancora l'odore del rum e della birra, dei tavolini sporchi di cenere di sigari che ogni tanto strusciavo con le gambe e poi lo sguardo di lui che con occhi curiosi e pieni di desiderio mi fissano dal fondo. Ricordo quanto Aldo mi guardasse quelle sere, veniva ogni settimana a sentirmi. Cantavo per tutti, in verità lo facevo solo per lui. Sto scrivendo questa lettera per ammettere tutti i miei errori, ma troppi fantasmi mi sono portata dietro. Avrò torturato centinaia e centinaia di persone, vedendole entrare nelle camere a gas. Emma, sei il mio pensiero fisso. Ti ho trovato perso nello stesso modo in cui ti ho tolto alla tua famiglia. Mi porto addosso un peso troppo grande. È come se ti avessi ammazzato io stessa. Ricordo quando entrai in una chiesa dove due ragazzi si stavano sposando. Sono stata una bestia. Presimo lui e lo ammazzammo a sangue freddo, costringendo quella povera ragazza a vederlo morire. Non le regalai la morte, solo per farla soffrire ancora di più. Ecco perché il suo viso mi perseguita più di tutti gli altri. Merito questo dolore. È doloroso accettare di non essere più ciò che hai sempre desiderato di essere. Tuttavia, sono qui, tra queste mura, con i miei anni, le mie consapevolezze, i miei rimpianti e idee non vissute, con i miei cocci di cuore infranto e sogni frantumati. Ricordo ancora la voce di quella donna, donna tedesca, nazista. Mi urlavo di seguirla. Ordinava ai suoi uomini di picchiarmi, assistere alla morte del mio Aldo. Anna si chiamava. Anna. Ti sussurro in questo momento quanto tu mi abbia trasformata. Vorrei odiarti, ucciderti, trafiggerti il cuore. Ma so che Dio ci sta pensando al mio posto. Caro Aldo, aiutami a trovare un modo per riuscire a perdonare. State portando le arance al convento? Salve sorella, grazie, sì. Allora lasciate che vi aiuti.
sangue, sorella. Buonasera, sorella. Prego, ditemi. Mi dispiace. Susanna? Ci siete? Grazie, Anna.